Michel Rosenfelder, artista francese, generazione 1969, in questa mostra a Cesena con installazioni dedicate a due chiese straordinarie, quale quella di San Zenone e quella di Santa Cristina. Due luoghi di culto e uno spazio espositivo al vicolo Interior Design. Il titolo Bellezze inaspettate, un titolo che raccoglie e pone l'attenzione sia sulle opere che sono estremamente belle esteticamente parlando, ma anche dei luoghi dove anche gli stessi cittadini cesenati spesso non hanno messo piede o non li conoscono così a fondo. Un'occasione quindi di trovare arte contemporanea all'interno di luoghi antichi fortemente connotati. Siamo in uno spazio settecentesco e invece in Santa Cristina siamo in uno spazio barocco, nella chiesa detta del piccolo Pantheon. Opere che qui ricordano paesaggi, ma sembrano paesaggi ritratti pittoricamente, sembrano tavole di Turner, tavole di paesaggi di pittura settecentesca, mentre invece sono frammenti di muro che l'artista ha trovato in giro per il mondo, dal Vietnam all'India e in tanti altri luoghi, da Parigi a New York. E questi frammenti rivivono oggi qui in questo spazio in una installazione di rara suggestione. Sono come muri abbattuti, caduti a terra, dove la polvere di questi muri, di questi frammenti che non esistono più verticalmente ma sono diventati quasi orizzontali, ci fanno pensare anche a tanti muri di incomprensione, ai muri, agli ostacoli che nella vita l'artista stesso ha spesso incontrato. Allora, questo progetto è nato quando ho scoperto questo gioiello, perché questo posto è assolutamente di una bellezza fantastica. E quando ho veramente scoperto questo posto, ho pensato che sarebbe fantastico, veramente bellissimo di fare una mostra o ancora di più, diciamo, un'installazione, di mettere le mie opere, di presentarle in un modo un po' differente. Questo progetto, questo lavoro sui muri in generale, perché io tra il mio lavoro propongo un punto di vista un po' differente sulla città. Sul paesaggio urbano. Sono veramente concentrato sui spazi urbani e tutti i muri che hanno vissuto con il tempo e un po' rovinato, un po' distrutto. È la cosa che mi piace. Mi piace di provare a trovare una bellezza dove nulla si aspetta a trovarla. È un po' questo il punto di partenza. E io prendo le foto, non sono sulla parte tecnica della foto per sé, non mi interessa, devo dire, non lo so se è una bella cosa o no, però in realtà è quella. A me mi piace il gioco, l'occhio. Cosa possiamo vedere qua, dove al primo sguardo il muro è veramente vecchio, sporco, bello per niente. E questo è un po' il challenge di trovare una bellezza, diciamo, un'estetica partendo d'un muro così. Io faccio le foto, è una tecnica numerica, però uso il piede, no? Un treppiedi. Per avere una stabilità veramente molto precisa. E il mio lavoro è veramente un discorso d'occhio e faccio solo un lavoro di quadro, perché io faccio un quadro preciso sulla parte che mi interessa e direi basta, perché non ritocco niente, non faccio nessuna post-produzione sul colore o solo forse un pochino il quadro. Ogni tanto giro l'immagine, una cosa che in realtà è verticale, io la metto orizzontale. Io lavoro con un studio a Parigi che fa le stampe con una tecnica che si chiama Lambda, che è una tecnica che riproduce la tecnica della camera nera, si dice, sì? È una tecnica che riproduce la luce naturale.
La foto è solo montata, incollata su una piastra di alluminio che si chiama Dibon. L'idea per me era veramente di avere qualcosa di molto, molto pulito, molto puro, molto semplice nel senso. Per me il concetto, l'idea di prendere veramente il pezzo del muro e di averlo così, molto semplice. Mi piace di dare un nome alle mie foto perché spinge il spettatore a forse vedere o capire la cosa che io vedo. La cosa anche interessante è che ogni tanto la gente vede una cosa totalmente differente e già questo dialogo tra il mio lavoro, il mio sguardo e la gente, il loro sguardo, per me è molto interessante. Allora, questo l'ho chiamato spleen perché per me c'era questo effetto di paesaggio nella nebbia, abbastanza, diciamo, triste, nostalgia. Io vivo a Parigi, tra Parigi e Amsterdam, e ho fatto questa foto a Parigi qualche anno fa, abbastanza all'inizio di questo lavoro. E ovviamente il mood del spleen mi è venuto in testa. La seconda era fatta a Tulum, in Messico, che è interessante perché quella era un buco nel muro che era ripieno, no? E questo effetto che qualcosa di molto basico su tanti muri così che erano lavorati, faceva questo effetto di luna che nasce così, l'ho chiamata Moon Eyes. C'era anche una visione abbastanza forte di questa immagine che c'era a Tulum di fronte il mare, perché di notte c'era veramente questa luna che veniva dall'acqua e per me era veramente più che una foto di questo muro, ma anche una foto, una rappresentazione della location. Questa foto era fatta a New York. Allora, è un po' particolare quella perché alla fine non è veramente un muro, è un po' posto un pezzo di ferro che mettono per chiudere i parcheggi, questi parcheggi dove sono tutte le macchine a New York. È un pezzo di ferro che era totalmente rovinato con per il tempo, la pioggia e l'ossidazione e tutto questo, e l'ho chiamato Horizon, l'orizzonte, perché c'è questa linea e questo effetto di cielo che io vedo. La numero 4 era fatta a Hoi An, Vietnam. Allora, questo è veramente, era in 2009, sono andato in Vietnam e ho visto questo muro che era assolutamente bellissimo. Già il colore che loro usano per finire le case, questo giallo che è veramente profondo perché è passato tanti anni su questo giallo che è molto ricco. E questo è un bel esempio perché questa trascia nera infatti era verticale, era l'umidità che viene su questo muro e che io ho messo orizzontale così. L'ho chiamata 1666, che è l'anno del grande fuoco a Londra, perché per me si vede questo fuoco che si riflessa nel fiume a Londra, è abbastanza interessante. E l'ultima l'ho fatto in India, in Chennai, Crepuscolo. Dove, allora, questo era veramente un muro, ma di una super sporco, e ho visto questa parte sul muro che avevo trovato interessante così, e voilà la storia. E adesso questo muro sporco si trova un gioiello in Italia.
La bellezza per me è un discorso di emozione, che per me è veramente la cosa principale, e forse un discorso di armonia. O armonia grafica, o di colore, ho bisogno di trovare una certa armonia per definire un pezzo bello in generale. Questo lavoro si è iniziato in 2008, ero in Tunisia, in Bizerte, nella vecchia città, nella Medina, e sono rimasto coinvolto di fronte a un muro così dove c'era un'armonia di colore, qualcosa di molto molto interessante, patinata dal tempo, si vedeva che c'era una vita, anni passati qua, e era veramente un discorso d'emozione. E ho preso questa foto, e poi l'anno dopo sono andato in Vietnam e ho avuto lo stesso coup de cœur di fronte a un muro. E qua ho iniziato a veramente pensare che c'è qualcosa di molto interessante sul muro, in generale, almeno per me. E ho veramente iniziato questo gioco, questa ricerca di trovare cose interessanti così nelle città.